Ben trovati da Alimentiamo la Salute. Io sono Arianna Giuliani, una delle cofondatrici di Alimentiamo la Salute, e oggi sono qui per dimostrarvi praticamente come si può fare la preparazione per l'enterocrisma o clistere al caffè, secondo il metodo del dottor Gerson. Per poter fare questo tipo di clistere è necessario avere a disposizione alcuni strumenti. Come potete vedere, abbiamo già in bollitura una pentola con dell'acqua che è stata precedentemente filtrata, o attraverso, in questo caso abbiamo usato l'acqua dello ionizzatore, oppure si può usare anche quella ad osmosi inversa. Qui dentro in questa pentola ci sono 2 litri di acqua. La lasciamo coperta in modo che continui a bollire, perché poi ci servirà nel momento in cui bolle. Poi altri strumenti sono questo termometro che ci servirà più avanti, che è un classico termometro che possiamo acquistare in qualsiasi negozio di casalinghi e serve per misurare la temperatura delle pietanze o di alcune preparazioni per vino. Poi ci servirà questo contenitore graduato, oppure potrebbe anche servirci eventualmente una bilancia. Ci servirà questo passino, questo colino. Se avete anche a disposizione a casa delle garze, vanno benissimo anche delle garze. Noi per praticità utilizziamo il colino. Un imbuto, una bottiglia di vetro, un timer. In questo caso utilizziamo il timer del telefonino, che non avevamo altro a disposizione, e 15 cucchiai di caffè biologico. Va bene qualsiasi marca, non è necessario comprare marche particolari, l'importante però che sia biologico, e questo è l'occorrente disposizione. Il caffè, 15 cucchiai di caffè, se non volete ogni volta stare lì a misurarli, corrispondono a circa 45 grammi, e questo è tutto l'occorrente per fare il concentrato. Allora, nel frattempo abbiamo qui l'acqua che sta bollendo, quindi procediamo inserendo in questi 2 litri di acqua il nostro caffè e premiamo il timer, che sarà impostato sui 3 minuti. La fiamma va bene che sia alta per i primi 3 minuti, e poi, passati questi primi 3 minuti, abbasseremo la fiamma e metteremo il coperchio. Metteremo il coperchio poi per completare il nostro preparato concentrato. Adesso dobbiamo solo aspettare che passi un attimo il tempo. Ovviamente per questo preparato, questo concentrato, andrà poi successivamente raffreddato, perché ovviamente qui abbiamo una temperatura di 100 gradi centigradi, che è notevolmente elevata. Andrà raffreddato, bisognerà lasciarlo un po' raffreddare, e noi per praticità comunque vi faccio vedere oggi tutta la procedura senza aspettare che si raffreddi. Ad ogni modo, poi tramite il nostro termometro riusciremo a raggiungere la temperatura adeguata al fine di utilizzarlo all'interno dell'enterocrisma, ossia all'incirca la temperatura corporea interna che va dai 37-38 gradi più o meno fino ai 40 gradi centigradi. Manca 1 minuto. Ci siamo.
siamo quasi. Oggi non facciamo vedere l'enteroclisma, ossia nella pratica proprio non vi facciamo vedere con cosa si effettua il clistere. Lo faremo in un video successivamente e anche prossimamente faremo un'intervista direttamente a Margaret Strauss, che è la nipote del dottor Gerson, proprio il fondatore del metodo Gerson, che viene praticato, come sapete, in maniera molto diffusa sia negli Stati Uniti che in tutta Europa, ma precisamente negli Stati Uniti c'è anche la famosa clinica Gerson in Messico, però. Allora, ci siamo quasi. Perfetto. Timer scaduto. Adesso copriamo e abbassiamo la fiamma. A questo punto si fa, senza spegnerla come ho fatto io, si fa semplicemente sobbollire il composto e si imposta nuovamente il timer, questa volta per 15 minuti. Il fatto di preparare il concentrato, come stiamo facendo oggi, facilita molto e abbassa molto i tempi, cioè ci facilita proprio questo motivo, perché nel concentrato avremo 5 dosi concentrate di circa 250 ml, che poi andranno allungati con 750 ml di acqua e avremo il clistere per 5, preparato per 5 clisteri. Quindi è molto pratico invece di stare ogni volta a preparare un singolo clistere ogni giorno. Soprattutto secondo il metodo Gerson sono importanti, soprattutto per chi ha patologie, effettuare più di un clistere al giorno. Per cui immaginate una persona che deve effettuarne due o tre ogni volta a doversi mettere ai fornelli e preparare il suo preparato per il clistere, il suo caffè. Quindi in questo caso veramente acceleriamo molto i tempi. Volendo si possono anche aumentare, una volta capito il giochino, si possono anche aumentare i dosaggi, però è consigliato fare in questo modo perché poi il concentrato si conserva in frigo, dopo 2 o 3 giorni sarebbe bene farne uno nuovo.